Laura, sì, è una sfilata rispetto a quelle fatte negli anni precedenti, che erano abiti da sposa. Questa invece eleganti, è mare monti. Quest'anno è mare monti. D'altronde ci dice un po' male, però diciamo che il mare, i monti, il mare è sparito, però i monti ci sono. Comunque sarà una sfilata molto diversa da quella degli altri anni, è la terza edizione e quest'anno sfileranno vestiti diciamo ambientati sugli anni 60, ma che in questo momento è la moda attuale di adesso. Tutto torna e quindi anche la moda degli anni 60, ovviamente magari un po' reinterpretata, sì, però è tornata. Però adesso diciamo è molto di moda quest'anno, specialmente le stoffe a pois che andavano allora, arrivano moltissimo quest'anno. Una cosa particolare in effetti è anche l'utilizzo dei materiali, perché sì, molte cose vengono riciclate e riutilizzate. Sì, e più ci sono alcuni modelli che sono stati creati da alcune fasce elastiche, che sono veramente un piccolo gioiello. Sono ragazze che vengono un po', alcune vengono da qui vicino, altre insomma sì, si sono spostate un po'. Vengono chi da Leonessa, chi da Rieti, chi da altri, da Borgo San Pietro, diciamo qui nei dintorni. Sì, belle ragazze veramente. Poi cercherò di ringraziarle personalmente perché sono tutte quante alla loro prima esperienza. Perciò non ho voluto persone, diciamo già che hanno sfilato in altre occasioni, no, ho voluto tutte ragazze allo stesso livello, che così non si sentono fra di loro a disagio, per quella magari è più brava, chi meno brava. Yeah.
Ma qui abbiamo sentito che per quanto riguarda gli abiti da sposa praticamente tutta Orfeio è stata vestita da Laura. Sì, la maggior parte sì, anche Arieti ho vestito parecchie ragazze. Adesso magari potremmo lanciare una stagione così autunno-inverno. Autunno-inverno, molto probabilmente penso che d'altro anno sarà così, sicuramente. We'll be right back.